esce di strada con l'auto e precipita per 3 metri lungo la scarpata. Paura per un 33enne trasportato in ambulanza al Torrette di Ancona. Multa di 750.000 euro per un'impresa fanese che reclutava cittadini prevalentemente stranieri da impiegare come manodopera per lavorare in un regime di sfruttamento. Sequestrati anche beni immobili, conti correnti e veicoli. Degrado sull'ex ferrovia Fano-Urbino. Dopo gli appelli e la riunione in prefettura, RFI ha incontrato i residenti di Cucurano e Stefano Polleggioni dell'UDC, promesso dall'ingegner Tucci un ulteriore intervento di pulizia. Frane da più di un mese, strade sbarrate, buche e avvallamenti. Gli abitanti di Camminate di Fano chiedono al comune interventi urgenti sulla frazione. Elezioni comunali a Fano, l'assessore Samuele Mascarin rivitalizza la campagna elettorale con una raccolta di firme per indurre il centro-sinistra ad organizzare le primarie. A Pesaro grande successo per il primo appuntamento della rassegna dedicata ai concerti del lunedì. Sul palco Mario Aiuti e Claudio Morosi, i due finalisti di The Voice Senior. Al via domani l'11ª edizione di Passaggi Festival, tra gli ospiti Stefano Zamagli, Igor Sibaldi, Antonella Viola, Raffaele Sorrentino, Giulio Busi e Silvana Greco. Al Bastione San Gallo presenterà il suo libro il giornalista sportivo Luciano Murgia, che ha percorso 5 volte il cammino per Santiago. Buonasera e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo l'edizione del nostro telegiornale con l'incidente autonomo che si è verificato questa mattina alle ore 10 in via Papiria a Fano, dove un 33enne, forse per una distrazione, ha perso il controllo della Jeep Renegade sulla quale viaggiava, andando prima a sbattere contro un pilastro del cavalcavia per poi precipitare per 3 metri lungo la scarpata. La vettura si è poi fermata all'interno del canale Albani, al momento privo di acqua. Il giovane, che lavora a Fano ma è originario di Savona, è stato trasportato dall'eliambulanza alla Torrette di Ancona. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Monteporzio per i rilievi di legge e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. E ora un altro incidente accaduto intorno alle 17.30 a Chiaruccia di Fano. Coinvolti una Ford Ka guidata da un fanese di 30 anni e una Golf condotta da un fanese di 49 anni. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, la conducente della Ford, una volta giunta all'intersezione con la 7ª strada, non avrebbe dato la precedenza alla Golf che stava provenendo dalla sua destra. In seguito all'impatto, la Ford è capottata sul fianco destro, finendo sul campo. La conducente è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce di Fano. Sul posto, oltre alla polizia locale e al 118, anche i vigili del fuoco. E nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro Urbino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro, erano iniziate al termine dell'estate 2021. Nel corso dei mesi i militari hanno individuato un'impresa operante nel settore della panificazione presente nel circondario fanese, che reclutava cittadini prevalentemente stranieri da impiegare come manodopera per lavorare in regime di sfruttamento. A seguito dei vari controlli, il GIP del Tribunale di Pesaro Urbino ha disposto il sequestro preventivo sui beni immobili ed immobili per un importo di circa 750.000 euro, una cifra corrispondente all'equivalente per i profitti illeciti ricavati dallo sfruttamento dei lavoratori. I carabinieri, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti patrimoniali sull'indagato, hanno messo i sigilli a proprietà immobiliari, conti correnti e veicoli intestati all'indagato e alla società dal valore di 550.000 euro, contestante anche altre maxi sanzioni amministrative. Si tratta di un caso piuttosto complesso, frutto di oltre un anno di indagini che hanno portato complessivamente a controllare 50 posizioni lavorative, di cui 6 in nero e ben 28 irregolari. Nella provincia pesarese, fanno sapere i carabinieri, l'attenzione resta alta su queste attività illecite.
Torniamo a parlare della tratta ferroviaria Fano-Urbino perché dopo l'incontro in prefettura e le richieste avanzate dai residenti di Cucurano e le richieste di Stefano Poleggioni dell'UDC, questa mattina RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha incontrato i cittadini e promesso un ulteriore intervento di pulizia. Sentiamo il servizio realizzato da Simona Zonghetti. Si è concluso con una stretta di mano tra Stefano Poleggioni, commissario dell'UDC Fano, e l'ingegner Nicola Tucci, dirigente responsabile dell'unità territoriale di Ancona di RFI, l'incontro avvenuto a Cucurano per la pulizia della tratta ferroviaria Fano-Urbino, chiusa ormai dal 1987. Dopo gli appelli lanciati dai residenti, le richieste avanzate da Poleggioni e la riunione in prefettura, oggi l'ingegnere, accompagnato da due colleghi, ha incontrato i cittadini per fare il punto della situazione. La zona, spiegato, è attenzionata da tempo, ma spendendo soldi pubblici abbiamo il dovere di seguire un elenco di priorità. Facciamo il possibile, assicurato Tucci, per portare avanti la manutenzione di tutte le linee. Il programma però è dinamico perché cambia in base alle varie emergenze non prevedibili come l'alluvione. La ditta incaricata, aggiunto l'ingegnere, tornerà per terminare il lavoro. Posso promettere risultati, ha detto, ma non le tempistiche dell'intervento. Poleggioni è rimasto soddisfatto di questo incontro? Beh, assolutamente sì, anche perché è qualche anno che stiamo combattendo per ripulire questa tratta ferroviaria dismessa e abbandonata, e quindi ringrazio l'ingegner Tucci dell'ente Ferrovie, responsabile dell'ente Ferrovie, che addirittura mi ha chiesto un incontro. Ci siamo visti qui in via Regolo perché questa è stata una zona molto interessata anche dall'alluvione, e ci siamo confrontati insieme anche ai cittadini, e quindi siamo giunti anche, diciamo, a degli accordi anche futuri, dove l'ingegnere si è preso degli impegni davanti a tutti, e quindi posso soltanto dire di essere molto molto contento. Come ha detto lo stesso ingegnere, sono stati eseguiti più sopralluoghi da parte di RFI e sono emerse anche delle criticità collegate al comune di Fano. Sì, perché? Perché intanto sul discorso del verde, perché sembrerebbe che non abbiano ricevuto i giusti o i dovuti benestari per quello che riguarda il taglio di o la potatura o la sistemazione di alcune piante, quindi alcune cose si sono fermate per via di questo, quindi mi auguro che questo venga preso in considerazione dalla responsabile del verde pubblico e si relazioni con l'ente Ferrovie, perché qui se no a pagarne le conseguenze sono i cittadini che ci abitano. Altra problematica, una fognatura. Ah, questa l'abbiamo scoperta questa mattina con i tecnici delle DRFI, perché abbiamo visto che il fosso che si è riempito a causa dell'evento straordinario e che ha portato l'acqua a ridosso delle abitazioni è dovuto anche al fatto che in fondo, all'altezza della stazione ferroviaria di Cucurano, e c'è una raccolta acqua non sufficiente. Al termine dell'incontro, proficuo e costruttivo per entrambe le parti, l'ingegnere ci ha fatto sapere di aver incontrato i tecnici del comune di Fano per risolvere il problema dell'ostruzione della cunetta in corrispondenza del passaggio a livello. Dopo tutti gli approfondimenti del caso, la prossima settimana verrà concordata la soluzione migliore. Invece qual è la sua idea in merito al futuro di questa tratta? Ma io l'ho già detto, questa tratta che attraversa tutta la parte abitativa del comune di Fano è una tratta che è interessata da moltissimi attraversamenti e tagli di linea, per cui di cosa parliamo? Di quale riattivazione dobbiamo parlare? Ci vuole un progetto alternativo, questa linea venga utilizzata presto per una pista ciclabile, per un percorso ciclopedonale. Addirittura l'ingegner Tucci è stato d'accordo su questa proposta e credo che la porteremo avanti, come abbiamo detto, insieme in un tavolo tecnico di RFI. Ora ci spostiamo a Caminate di Fano, dove i residenti lamentano la chiusura della strada della frazione da più di un mese a causa di una frana. Se non verrà sistemata nel giro di breve, gli agricoltori del posto perderanno il raccolto del grano nei campi. Nel frattempo altri cittadini denunciano la situazione in cui versano altre vie secondarie. I dettagli nel servizio curato da Filippo Pucci. Non è la prima volta che i residenti di Caminate a Fano denunciano lo stato in cui versa la frazione. Questa volta gli abitanti sono a segnalare una frana che si è creata durante lo scorso maltempo in strada delle Caminate, poco più avanti del cimitero.
una strada frequentata sia dai residenti ma anche dai ciclisti e pedoni, per non parlare degli agricoltori locali alle prese a breve con l'inizio della trebbiatura. Io ho la strada che vado a finire nell'azienda e un mese fa vedo che è trasenata la strada e diciamo e più avanti c'era una frana che non, la strada era interrotta. E dopo è già passato un mese, io devo passarci per trebbiare, non posso passare. Ditemi voi dove posso passare. Lei, Eliseo, ha chiamato diverse volte in comune, che cosa le hanno risposto? Sì, sì, ho chiamato la settimana scorsa, ho richiamato, mi facevano sapere e non ho fatto sapere niente. Dice aspettiamo che asciuga, ma asciuga, io devo passare. Come faccio a passare? Poi niente, io aspetto che sta strada benedetta che viene ripristinata prima possibile, perché io devo trebbiare. Se la strada non verrà sistemata nel giro di alcuni giorni, il signor Eliseo perderà il raccolto del grano nel suo campo. In più, non sono presenti altre strade per arrivare al suo appezzamento di terreno, se non passando per i campi di altri proprietari che sono coltivati, quindi punto a capo. Lì con scavatore togli quella melma che è bagnata e buttare giù un po' di ghiaia e via. Cioè non è che sia poi una frana che è partito le case, diciamo. È una franetta, però la strada è interrotta. Chiediamo al comune che viene ripristinata prima possibile, perché ci devo passare per la mititrebbiatura del grano. Oltre a quello, anche i cittadini delle camminate frequentano quella strada. Non è solo per Pierini, è per tutti. Chiusa ormai da più di un mese, questa strada versa in condizioni di abbandono, visto che nella parte verso la scarpata l'acqua delle violente piogge ha scavato su tutto il tratto, compromettendo così la stabilità del tracciato. Proseguendo più avanti, anche via Galantara Prima è in cattivo stato. Le buche sono enormi e quando sono venuti a tapparle, a chiuderle, sono arrivati fino a 2/3 e poi hanno lasciato fare. Io ho chiamato il comune e ho parlato e hanno sempre detto che è la ditta appaltatrice che se ne occupa. Però la ditta appaltatrice andrebbe controllata, perché altrimenti fa quello che vuole. E quindi hanno fatto il lavoro di 2/3, sì e no, e le buche sono rimaste. Noi abbiamo fatto la segnalazione già da dicembre del 2022 e abbiamo avuto il piacere di vedere gli operai un mesetto fa. Poi tutto va molto a rilento, le buche sono enormi per arrivare a certe case. E comunque questa è una strada che porta al cimitero, quando le stradine che vanno al cimitero andrebbero tutelate, perché ci si deve accedere con facilità. E che dire, è una strada secondaria, questo si sa, però anche le strade secondarie hanno diritto a un certo punto all'attenzione del comune e ad essere ben tenute. E chiediamo quindi che ci venga, se non altro, ripristinata la viabilità. Arrivati sul posto, la strada sembra un vero e proprio campo da battaglia e numerose sono state le segnalazioni dei cittadini inviate a sindaco ed assessore. Andando più avanti, la situazione è anche peggio, tra fango e asfalto inesistente. Mia suocera che abita in quella casa su in alto, per andare in quella casa lì, o si passa dalla parte del cimitero, che c'è la frana, o si passa da questa strada. Come voi vedete, la strada è impraticabile anche questa. L'ambulanza, se succedesse qualcosa, l'ambulanza non passa. Il postino un mese che non si vede, perché chiaramente la strada è impraticabile. Ditemi voi se è una cosa che possa andare avanti così. Ecco, ci vorrebbe dare una sistemata a questa strada. Infine, i residenti tengono a far presente la situazione in cui versano anche via Roncaglia e via Tombolina, tra buche, avvallamenti e asfalti non eseguiti dopo la rottura della strada per i lavori della nuova conduttura idrica. Sono 1.323 le famiglie che ricevono un aiuto alimentare nei centri parrocchiali della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. E quanto emerso da un'indagine avviata nel mese di maggio dalla Caritas diocesana all'interno del progetto Non tirare il pacco. Sono state 28 su 30 le parrocchie che hanno risposto al questionario online e i dati raccolti riportano una fotografia della situazione legata alla povertà alimentare nella nostra diocesi, aggiornata al 30 aprile 2023. In totale le persone che ricevono aiuti sono 4.026, di cui quasi 1.200 minori. Si va dai centri parrocchiali che seguono una decina di famiglie ai centri interparrocchiali che sostengono oltre 200 nuclei familiari. In un anno le parrocchie della diocesi spendono intorno ai 40.000 euro per far fronte al bisogno materiale delle tante persone incontrate.
Passiamo alla politica fanese. L'assessore Samuele Mascarin, esponente della lista civica in comune, rilancia l'organizzazione delle primarie per consentire al centro-sinistra di affrontare con una larga partecipazione le elezioni amministrative del prossimo anno. Il pericolo per Mascarin è quello di ripetere l'errore compiuto dal centro-sinistra nel 2004, quando la designazione dei candidati a tavolino fu bocciata dall'elettorato. Massimo Foghetti. Si sta movimentando la campagna politica fanese in vista delle prossime elezioni amministrative, elezioni che saranno il prossimo anno. Nel centro-sinistra si muove in modo particolare Samuele Mascarin con le sue proposte. Intanto gli chiediamo come vede la situazione politica attuale. Ma la situazione politica attuale mi pare particolarmente confusa un po' in tutti i campi della politica fanese. Da questo punto di vista io credo che sia importante non tanto l'iniziativa mia, ma quella di tante donne e tanti uomini che in queste settimane si sono riuniti anche nelle piazze di questa città per fare una riflessione, soprattutto dopo l'esito del voto nella città di Ancona, per fare una riflessione su quello che devono essere le priorità del campo progressista nella nostra città in vista delle elezioni amministrative del 2024. E il punto, diciamo così, di convergenza di tutte queste sensibilità è quello che sia assolutamente urgente attivare un processo di partecipazione molto ampio che possa coinvolgere se possibile migliaia di cittadine e cittadini e ricreare nel centro-sinistra, intorno al centro-sinistra, quell'entusiasmo, quella passione che in questo momento difetta. Per fare questo riteniamo che uno strumento, non l'unico, ma uno strumento importante siano le primarie, ed è il motivo per cui a partire da oggi un gruppo di sottoscrittori lancia un appello alle forze del centro-sinistra di questa città per convocare il prima possibile le elezioni primarie e fare in modo che per l'appunto i cittadini e le cittadine siano messi nella possibilità di poter parlare, discutere, affrontare e anche decidere i candidati e le idee migliori per affrontare le elezioni del 2024. Oggi è online un nuovo portale, fanoprimarie.it, sarà possibile anche con questa piattaforma immateriale poter interagire con questa campagna e soprattutto sottoscrivere l'appello per la convocazione urgente delle primarie per Fano. Quindi la parola Mascarin all'elettorato, ma in realtà però dentro il centro-sinistra ci sono molte posizioni da ricomporre, perché al momento ancora ci sono molte divisioni. Assolutamente sì, questa però è una peculiarità del centro-sinistra, non solo della nostra città, quello cioè di essere un campo plurale dove vivono prassi, sensibilità, a volte anche idee differenti. A maggior ragione le primarie per noi sono uno strumento per portare a sintesi queste diversità che sono anche una ricchezza e fare in modo che, come è stato nel 2014 quando le primarie furono vinte da Massimo Seri, che poi è stato sindaco per 10 anni, ci sia un perimetro all'interno del quale possono ritrovarsi mondi diversi, migliaia di cittadini e cittadini, individuare il candidato o la candidata più popolare e più competitivo e con quello creare le condizioni per poter affrontare e vincere le elezioni amministrative del 2024. Mondolfo e Marotta sono più vicine. Da alcune settimane Adriabus ha infatti attivato il transito di ulteriori passaggi di bus dalla linea 35 Pergola-Marotta-Fano. Si tratta di 2 nuove corse da Mondolfo per Marotta con partenza alle 16.15 e 18.15 e altre 2 dalla stazione ferroviaria di Marotta alle ore 15.30 e 17.30 alla volta di Mondolfo Centro. Un servizio che l'amministrazione Barbieri aveva richiesto da tempo per favorire il miglior collegamento del territorio. Cambiamo argomento. Nonostante le critiche avanzate da alcuni residenti e ambientalisti, nei giorni scorsi è stata inaugurata la pista ciclabile dell'Arzilla ed in particolare il tratto che dal ponte pedonale conduce al mare. Presto verrà completata anche la parte restante. Abbiamo inaugurato la nuova ciclabile dell'Arzilla, un'infrastruttura che connette altri tratti e che migliora la qualità della vita dei residenti di questi quartieri, ma non solo, perché si inserisce anche con altri percorsi. È una bella pista ciclabile, bella anche da vedere, comoda, è un percorso in sicurezza che consente a tutti, a cominciare dai più piccoli, andare anche verso il mare senza dover attraversare la statale, ma soprattutto è sicura anche di notte, perché non dimentichiamo che è illuminata, e devo dire è una bella opera, una bella soddisfazione, anche se è stato un percorso lungo e non semplice, però oggi che i lavori sono terminati possiamo dire che è una bella opera.
Siamo contenti perché è un'opera che abbiamo finito, è un'opera che serve da subito, un'opera che mette in sicurezza tutti coloro che vogliono andare al mare e vogliono andare anche al Lido, non è solo il mare per fare i bagni, ma il mare anche come punto di incontro, specialmente d'estate, permettere quindi una pista illuminata, una pista sicura e tranquilla, in mezzo al verde e alla tranquillità, che le persone possano con le loro famiglie, con i loro animali domestici e quant'altro recarsi al mare in sicurezza, penso che sia un bel risultato. Tecnicamente è stata un'opera per noi molto importante, con vari riscontri che ci sono stati e varie problematiche che sono presentate a mano lungo il percorso, che si sono tutte risolte. Chiedo solo che venga utilizzato il più nel miglior modo possibile e quindi che sia effettivamente utilizzata dai cittadini, e questa è la soddisfazione più grande che possiamo avere, cioè che entri in quei, diciamo così, sentieri che sono sempre più, e quei percorsi che sono sempre più utilizzati dai ragazzi, dai giovani e dai cittadini tutti. E domani a Fano prenderà il via Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica che proseguirà fino a domenica 25 giugno. In calendario più di 140 proposte culturali tra presentazioni librarie, incontri con gli autori, laboratori per bambini, masterclass, mostre e aperitivi scientifici. Appuntamenti che si susseguiranno dalla colazione fino a tarda notte, tutti con ingresso gratuito in ben 12 sedi tra centro storico e zona mare. Tra gli ospiti di mercoledì Stefano Zamagni, Igor Sibaldi, Antonio Nella Viola, Raffaele Sorrentino, Materia Degenerante, Alessandro Chetta, Giulio Busi e Silvana Greco. Il programma completo lo trovate su passaggifestival.it. Intanto con Giovanni Di Bari, curatore della rassegna Passaggi tra le nuvole, sentiamo alcune novità dell'undicesima edizione dell'evento. L'edizione 2023 prevede tantissime cose, tantissimi ospiti, tantissimi libri, come già da qualche anno anche tantissimi laboratori. Ci sono tante novità anche per quanto riguarda Fuori Passaggi, che è diciamo quel passaggi che sta nel Pincio, nella location del Pincio, che si occupa di libri rivolti a un pubblico diciamo più giovane, più social, più interattivo. Io mi occupo per esempio all'interno di Passaggi, di Fuori Passaggi, della parte dei fumetti. Una novità è che i fumetti da quest'anno saranno alla San Francesco e avremo tanti ospiti internazionali e anche locali. Una novità di Fuori Passaggio al Pincio è che siamo riusciti finalmente a concretizzare un'idea su cui lavoravamo da un po' di tempo. Sarà un momento in cui se chi viene al Pincio potrà trovare non solo chi racconta del proprio libro, della propria opera editoriale, ma anche potrà trovare gli autori che in qualche modo sono a disposizione del pubblico in un ambiente molto, molto vicino a un salotto. Ecco. Ci sarà la possibilità di bere qualche cosa, mangiare qualche cosa, dialogare con gli autori, anche gli autori potranno dialogare fra loro. Quindi come elemento di novità di Fuori Passaggio c'è proprio questa evoluzione. Novità, non novità perché è alla seconda edizione, però è una cosa su cui io vorrei rubarvi un minuto, nel senso che per noi è stato molto importante poter aver stretto una relazione con la lettura che è l'inserto quotidiano del Corriere della Sera. Passaggi fra le nuvole, che è la rassegna che io curo, dall'anno scorso ha un premio e dà la possibilità a tutti coloro che volessero inviarci del materiale grafico, un fumetto, noi l'abbiamo chiamata short graphic novel perché poi il vincitore vedrà pubblicato il suo lavoro proprio nell'inserto, nella lettura a giugno. Chiunque volesse o avesse un'opera nel cassetto può inviarla e noi con una giuria selezioneremo quella che ci è piaciuta di più. Anche quest'anno abbiamo selezionato un'opera e la presidentessa della giuria di quest'anno, che è Rita Petruccioli, premierà questo ragazzo nell'ultimo giorno della rassegna del Festival di Fumetti, che è sabato 24 giugno. Invitiamo tutti i telespettatori naturalmente a Passaggi, invitiamo anche i telespettatori a prendere contatti con tutti gli amici, parenti, anche fuori Fano, che volessero raggiungere Fano nei giorni del Festival, che è dal 21 al 25 giugno, e quindi aspettiamo tutti
con molto affetto, perché questa è, credo sia anche una caratteristica del festival, l'ospitalità che ci contraddistingue anche da altri eventi. Tra i molti libri che verranno presentati a Passaggi ce n'è anche uno di Luciano Murgia, giornalista sportivo che tanto ha scritto sulle imprese delle squadre di baseball, basket, pallavolo del nostro territorio. Sarà presentato domani alle ore 19:30 alla Bastione San Gallo. È un libro che parla di un'impresa eccezionale. Lo scrittore infatti ha percorso 5 volte il cammino per Santiago, ma il protagonista non è lui, sono i suoi piedi che, dopo aver portato a termine questa grande fatica, si sono meritati un nome ben preciso: Ettori il destro e Ongi il sinistro. Luciano Murgia, un giornalista del nostro territorio, ha compiuto un'esperienza particolare. Questa volta è stata riportata in un libro che verrà presentato nel Festival Passaggi. Innanzitutto chiedo a Luciano che cosa lo ha indotto a compiere questa esperienza. Si tratta del Cammino di Santiago. È stato un cammino che ho sognato per un po' di tempo. Il primo l'ho fatto in memoria di mia mamma e ho deciso di andare a Santiago provando ad arrivare a Santiago. Avevo molti dubbi, molte perplessità, qualche timore. Sono riuscito ad arrivare, ho detto però finisce il primo e basta, il primo e l'ultimo. E invece no, ogni primavera arrivava la voglia di ritornare. Si dice che il Cammino di Santiago sia come un chicco d'uva, uno tira l'altro. E è stata un'esperienza bellissima, ho deciso di smettere questa esperienza perché con l'avanzare dell'età ero convinto di trovarmi in imbarazzo in certe situazioni. Ho ancora il sogno, coltivo ancora il sogno di ritornarci almeno un'altra volta, ma non so se riuscirò a realizzarlo, a concretizzarlo. Ecco, è significativo della tua partecipazione e anche emotiva il titolo che hai dato al libro. Sì, Cammini dei Sogni, in verità nasce un po' romanzata la storia, perché io racconto di sognare di notte, per tante notti, per tanti mesi, gente che cammina, sconosciuti, che parlano una lingua strana, che identifico in aramaico grazie ad una professoressa che mi ha fatto le traduzioni. Quindi, pensando, parlano aramaico, stai a vedere che parlano la lingua di San Giacomo, e così c'è stata questa spinta, un indizio. Il secondo indizio è aver scritto un libro con Alex Schwatzer, Quelli che camminano, il grande campione di marcia, e all'inizio di questo libro si parla del Cammino di Santiago. Sai, più indizi fanno una prova e alla fine la prova è stata che sono riuscito ad arrivare più volte, 5 volte a Santiago de Compostela. Un cammino non facile, lo dimostra anche la copertina del libro in cui tu mostri qualcosa di significativo. Sì, i piedi e le scarpe, però in verità è un cammino che molti considerano difficile. Se sono riuscito io a farlo la prima volta a 66 anni, credo che possano farlo tanti, direi tutti. Quanti chilometri hai percorso, Luciano? Beh, sommando i 5 cammini più quella Finisterre, circa 2800 chilometri. Una media di circa 30 chilometri al giorno, qualche volta di più, qualche volta di meno. Nessuno ti dice, cioè, non c'è un traguardo ogni giorno. Tu confidi di arrivare in un posto dove troverai da dormire, da fare la doccia, che è il premio più importante del cammino tutti i giorni, è la doccia, e il letto per riposare. Quindi quando lo trovi ti fermi, se non lo trovi vai avanti. E facci vivere la sensazione che hai provato di fronte alla grande cattedrale di San Giacomo di Compostela. Sì, quando arrivi in Obradoiro è una sensazione immensa. Devo dire che qualche lacrima è venuta giù. Eravamo in 3, camminavo da settimane con 2 americani e quando siamo arrivati lì abbiamo provato una sensazione incredibile. In definitiva, leggere il tuo libro sarà molto interessante e istruttivo, ma che consiglio vorresti dare a coloro che magari vorrebbero intraprendere la stessa impresa? Magari leggendo il libro possono trovare degli spunti per decidere, ok, prepariamo lo zaino, mettiamo le scarpe giuste, tendiamo bene le calze per evitare le vesciche. Partiamo, perché se c'è riuscito lui, perché non dobbiamo riuscirci noi? E andiamo a Pesaro, dove ieri in Piazzale della Libertà si è svolto il primo dei 13 appuntamenti dedicati ai concerti del lunedì. Dinanzi ad un pubblico numeroso si sono esibiti Mario Aiudi e Claudio Morosi, i 2 finalisti di The Voice Senior. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. È iniziata ieri la serie di appuntamenti dedicati ai concerti del lunedì in Piazzale della Libertà. 13 serate con grandi orchestre d'Italia promosse dal Comune di Pesaro, città creativa della musica UNESCO e APA Hotels. 13 appuntamenti per accogliere turisti e cittadini.
Sì, esatto, partiamo questa sera, grande serata, vedo la piazza piena, quindi questo è già un ottimo risultato. E questa sera un'orchestra di 35 elementi, il palco pieno, la piazza piena, tanta gente, tanta voglia di divertirsi. Con questa rassegna è ufficialmente iniziata un'estate da capitale per Pesaro. Sì, anche il lunedì che è diventato un appuntamento fisso per coloro che vogliono ballare, ascoltare la musica, questa piazza che abbiamo sistemato tanti anni fa, alcuni anni fa, e quindi parte finalmente la stagione anche del lunedì, e noi siamo ovviamente molto contenti di queste serate perché siamo tante cose, ma siamo soprattutto città della musica, quindi vogliamo una città dove tutte le sere si possa ascoltare musica per tutti i generi e per tutte le fasce d'età. I turisti lo apprezzano molto e da quando lunedì c'è questo appuntamento e abbiamo sistemato la palla è diventato un appuntamento davvero imperdibile. A lanciare l'estate da capitale alla palla sono stati i finalisti di The Voice Senior, il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi. I due durante la finale di marzo del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici hanno tenuto incollata agli schermi l'intera provincia. Due artisti, pesaresi e fanesi, che quest'estate ci hanno emozionato, ci hanno inorgoglito in TV, hanno parlato tanto del nostro territorio e stasera aprono questa rassegna nel miglior modo possibile. E oggi invece torni a cantare a Pesaro, nella tua Pesaro. Torno a cantare a Pesaro, una cosa che volevo fare da tanti. Ho girato il mondo, ho cantato con i più grandi spettacoli America, Inghilterra, qui e là, ma tornare a Pesaro è una cosa magnifica. The Voice è stata una delle più belle esperienze che ho avuto. Dopo tanti anni ritornare in Italia e fare quelle con la Rai, una cosa, io ho lasciato l'Italia a 18 anni e non avevo fatto niente di spettacolo in Italia. A fare quel programma è stato davvero molto interessante e mi è piaciuto moltissimo. Cosa aspettarsi dal concerto di questa sera? Tanta gente che ci ama, perché noi amiamo questo pubblico. Invece cantare con Mario com'è? Ah, cantare con Mario è una cosa straordinaria, ci siamo già visti a Milano appunto, già siamo diventati amici lì, prima non ci conoscevamo bene, ovvero avevamo suonato insieme qualche volta, ma tanti anni fa, 10 anni fa, rincontrarlo e conoscerlo bene è stato meraviglioso. Voi avete rappresentato Fano e Pesaro in mondovisione quasi, insomma, quali sono state le vostre sensazioni? Ah, nostre sensazioni, sai, quando si è lì c'è un po' da fare, quindi non è che abbiamo avuto tante sensazioni, quelle arrivano dopo le prestazioni e arrivano le sensazioni bellissime. Una serata meravigliosa, strepitosa, perché i due cantanti sono eccezionali, perché uno, voglio dire, compensa l'altro, no? I generi sono un po' distanti, però ci stanno in una serata di piazza, perché uno fa Sinatra, swing, e invece l'altro è più soul, rhythm and blues, con questa voce un po' graffiante, che però fa anche canzoni all'italiana, Fausto Leali, anche Massimo Ranieri, Perdere l'amore, e in più c'è un'orchestra che suona interamente dal vivo, che è quello poi è la vera anima di questa serata, è un'orchestra interamente dal vivo, con tanti fiati, con arrangiamenti originali, e quindi arriverà un volume sonoro ed impatto proprio per tutto il pubblico, bellissimo. E subito dopo di noi le previsioni del tempo, a seguire uno speciale dal titolo 9 anni da sindaco, l'intervista a più voci di Matteo Ricci. Vi ricordo, per inoltrare le vostre segnalazioni potete utilizzare il numero di cellulare 338-4968-250 oppure il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.